Ciao a tutti e benvenuti su Serie TV Italia. Oggi voglio rivelarvi alcune piccantissime novità sulla coppia dell'anno più chiacchierata, Kanyaman e Diletta Leotta. Si sposano oppure no? Diletta è incinta di Kan? Se siete curiose vi verrà tutto svelato nel video, rimanete fino alla fine che ci sarà un'ulteriore news. Prima di andare avanti, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna novità. Tutti i fan dell'attore turco Kanyaman sono scioccati dalla notizia che circola sui social dove si dice che il rubacuori abbia chiesto alla conduttrice sportiva Diletta Leotta di sposarlo. Secondo le indiscrezioni che si stanno diffondendo a macchia d'olio, sembra che il bellissimo attore turco Kanyaman abbia fatto la proposta di matrimonio a Diletta Leotta, il giorno di San Valentino ad Amalfi, in Italia. Il quotidiano turco Takvim ha addirittura condiviso la prima foto dell'anello di fidanzamento con diamante di Leotta e ha riferito che ha un costo di ben 40.000 euro, 48.261 in dollari statunitensi e 338.000 in lire turche. Il giornale Takvim non ha solo rivelato i dettagli del fidanzamento della coppia italo-turca, ma ha anche riferito che Kanyaman e Diletta Leotta stanno pianificando di organizzare il loro matrimonio in Sicilia, in Italia, che costerà a Yaman circa 600.000 euro, 5.880.289 lire turche. Kanyaman avrebbe scelto di celebrare un matrimonio tradizionale italiano in Sicilia perché è qui che è nata e cresciuta Diletta Leotta. La coppia sembra abbia focalizzato la propria attenzione su Palazzo Nicolaci di Noto, come location per il matrimonio. L'edificio di stampo tipicamente barocco costruito nel Settecento, era la residenza nobiliare urbana della famiglia Nicolaci, perfetto come location poiché in grado di ospitare più di 300 persone. Sembra che proprio il giorno di San Valentino, Kanyaman, durante una cena romantica nel bellissimo ristorante italiano Torre Normanna, abbia sorpreso Diletta Leotta e le abbia fatto la proposta attraverso uno striscione attaccato ad un aereo con su scritto: Diletta, mi vuoi sposare? Ti amo, Kan. Meravigliosamente romantico, non lo pensate anche voi? E mentre ci sono quelli che si spremono le meningi giorno e notte per cercare di capire se la loro sia una relazione falsa o meno, la coppia di piccioncini mette a segno un altro colpo di scena. La nostra coppia felice sta per andare a vivere insieme. Sì, avete capito bene, andranno a vivere nei pressi della celebre Piazza Navona, nel centro della capitale più bella del mondo, Roma. Purtroppo però per Leotta sarà una convivenza a metà, visto che dovrà fare avanti e indietro tra Roma e Milano per via del suo lavoro. E non è tutto, alcuni paparazzi hanno beccato Kanyaman in compagnia di Ofelia Castorina, la madre di Diletta, mentre giravano in alcune importanti gioiellerie di Roma. Forse hanno scelto l'anello per Leotta insieme. Chi lo sa? Di sicuro non capita tutti i giorni che una mamma dia la propria benedizione per un matrimonio dopo così poco preavviso, ma stiamo parlando di Kanyaman, punto, chi potrebbe dire di no a lui? Tenetevi forti perché le notizie non sono ancora finite. La nostra Barbara D'Urso durante la sua trasmissione ha rivelato che un giornale turco parla di una probabile gravidanza di Diletta Leotta. L'inviata sportiva sarebbe dunque incinta di Kanyaman? In studio, tra i vari ospiti presenti, c'è stato un lungo dibattito in merito alla veridicità o meno della loro love story. I presenti si sono suddivisi in due fazioni contrapposte, una che pensa che la storia d'amore sia vera e l'altra che sia solo una montatura pubblicitaria. Barbara D'Urso ha inoltre rivelato che quando è iniziata a circolare la voce del fidanzamento tra i due, le fan si sono arrabbiate ed hanno iniziato ad inveire contro l'attore, commentando e criticando in maniera molto aspra i suoi canali social. Questa situazione ha fatto infuriare a tal punto la star di The Dreamer, che in un tweet pubblicato ha scritto "Sono fatti miei, punto", e poi ha cancellato il suo profilo Twitter. Proprio questo ha portato la D'Urso a credere che non si tratti di una montatura pubblicitaria ma di una storia vera, dal momento che i rischi sarebbero troppo elevati. Qualora si dovesse scoprire che non c'è nulla di vero, le fan non glielo perdonerebbero mai a Kanyaman. E si sa, le fan più sfegatate non vanno molto per il sottile. Non ci resta che aspettare per vedere come si evolverà la loro romantica avventura d'amore.
Per quanto riguarda la carriera del nostro Fustacchione, invece possiamo solo dire che sta andando a gonfie vele, e che questo è il suo periodo più fortunato visto che oltre al ruolo di protagonista assoluto della nuova serie Sandokan, dei vari spot pubblicitari che ha girato per la De Cecco, si è venuto a scoprire che avrà anche un piccolo ruolo come barista. Nell'ultima puntata della fiction della Rai Che Dio ci aiuti, e avrà a che fare con la nostra cara azzurra. Quindi l'11 marzo 2021 mi raccomando, mettetevi tutti davanti alla TV per seguire l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, perché troverete il vostro Beniamino Kanyaman pronto a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Nell'attesa di avere maggiori informazioni riguardo la love story più chiacchierata del 2021, scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate di questa storia d'amore tra Kanyaman e Diletta Leotta. E per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite, non dimenticate di mettere un bel like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella. A presto da Serie TV Italia!